1-0 alla Ponte Vecchio, botta e risposta tra Antonio Zinanni e Stefano Baccelli. Cosa dire di una partita decisa in 6 minuti? Niente, che la squadra continua a dare grosse soddisfazioni. 23 gol in 6 partite in casa, la dicono tutta, ma più che altro lì davanti, quando si accende la lampadina, sono veramente devastanti. Partita decisa in 6 minuti, non direi, ci è voluta una mezz'oretta per sbloccarla. Però è andata come doveva andare, non era scontata la vittoria, perché mai è una vittoria scontata. E quindi un 5-0 che ci dà tanto morale e ci fa tornare in prima classifica. Coppia d'attacco Bigoni Peluso, entrambi in doppia cifra. Oggi ha segnato anche Toledo, ha segnato Minin Clery e Giordani. Nemmeno una doppietta in un 5-0 vuol dire che la squadra è di qualità. Certo, hanno segnato gli attaccanti, hanno segnato tutti gli attaccanti, si voleva che segnasse anche De Angelis, non ci è riuscito, probabilmente ci riuscirà magari quando conta anche di più. La dimostrazione è che questa è una squadra con la S maiuscola, che sia i titolari e gli ipotetici, diciamo, panchinari, quando entrano possono dare la differenza. Concordo stranamente con Stefano dicendo che il peccato va che De Angelis non abbia realizzato, sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta. Torna a guardare la classifica, Pistoiese in testa con la Pianese, come 2 settimane fa, niente sembra cambiato. Niente sembra cambiato, una partita in meno e a 2 settimane dal big match del Comunale, nel quale verranno svelate quali sono le vere forze del campionato, però la Pistoiese di ora penso non debba temere nessuna squadra. Eh sì, non fa notizia al primo posto, purtroppo, perché ci eravamo già riusciti altre volte. Potevamo essere anche primi da soli perché le due squadre che ci precedevano in classifica stavano perdendo. È andato con 2 pareggi, si torna primi con grande fiducia. Entusiasmo oggi, si è visto un po' di gente in più del solito e tanti a firmare per la petizione per la riapertura della Curva Nord. Il vostro parere? Fermata anch'io oggi, non era andato insieme agli altri dirigenti al Bar Caffè Arancione. Direi che questa è la dimostrazione che c'è il pubblico della Pistoiese, c'è e è entusiasta. Dovrebbe essere in numero superiore allo stadio, forse aumenteranno poi. Non una, ma 100 firme bisognerebbe dare per la Curva Nord, perché è stata veramente, ai tempi che era in funzione, fra virgolette, il 12° uomo in campo.